Buongiorno. Per colazione latte, semil e orzo, un bicchiere d'acqua naturale, e poi mi sono preparata questi cereali perché ne sono rimasti pochissimi, me li sono letteralmente divorati questa settimana. Sono del Conad, muesli croccanti con cioccolato fondente e nocciole, ma non potete capire la bontà, cioè io li amo, vi giuro. Però non contenta, perché non sono contenta solo con questi perché ne sono rimasti troppo pochi, ho preso anche la scatola dei desideri, dove all'interno ci sono un po' di cose varie, un po' di biscottini, fette biscottate, non lo so, adesso sceglierò. Prima mangio questi, poi in base a quanto ho fame mangio qualche biscottino. Anzi, sapete che vi dico? Adesso me li preparo subito, mangerò un pacchettino di questi. Ah, sono parecchi, 8 biscotti integrali. Beh, sì, va bene. Allora questa sarà la mia colazione e questo si può chiudere. Ufficialmente vi do il buongiorno. Allora, io mi sono già cambiata perché dopo colazione ho intenzione di riprendere con le mie buone abitudini, quindi di fare un po' di sano esercizio, e inizio con una cosa molto leggera perché è da tantissimo che non mi alleno. Se vado a vedere con precisione, da prima della gravidanza, appena sono rimasta incinta, diciamo, ho praticamente quasi smesso di allenarmi, a parte camminate varie eccetera eccetera. Comunque ho messo un po' di crema solare perché adesso mi allenerò qui in giardino, però ho portato il cappellino. Vi faccio vedere, ho messo i leggings, scarpe da ginnastica e toppettino per allenarmi, cappellino per non stare con il sole in testa. Ho portato poi l'iPad e il tappetino ovviamente per allenarmi, e adesso vado a scegliere su YouTube un allenamento, poi piano piano riprenderò confidenza e magari inizierò a farmi più una scaletta dei video che voglio seguire per allenarmi durante la settimana. Non tiro fuori la penna, tanto adesso non mi serve. Andiamo su YouTube e cerchiamo un video per allenarci. Go upstairs with our best moves, we get groovy. My oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My oh my, we both look so fly, like sweet. Allenamento finito. Mamma mia, non sono più abituata, quindi sono abbastanza stanca. Mamma mia, quanto mi ero mancato. Cioè, non lo so, mi sento stanca ma allo stesso tempo anche rilassata. Adesso mi rilasso un po' qui in giardino, giusto 10 minuti, e poi rientro perché ho delle cose da fare e poi devo andare a fare la doccia. Comunque ci tenevo a fare questa piccola premessa. Nei miei video non vedrete comunque Diego perché come genitori abbiamo deciso di non esporlo qui su YouTube, o comunque alla videocamera, in generale ai social. Giusto ogni tanto io pubblico qualche foto così per per mio piacere, per mio puro piacere personale, ma non voglio che comunque abbia niente a che vedere con i social, perché veramente lo inizio a vedere come un posto non troppo tranquillo, ecco, non troppo sano per i bimbi, quindi preferisco non includere Diego nei miei video, almeno per il momento è così, poi non so se più in là cambieremo idea, quindi se nei miei vlog non lo vedete e non vi parlo di lui, non vi aggiorno su di lui, è semplicemente, cioè, lo faccio per lui, ecco, quindi è solo per un senso di protezione da madre, cioè se voi non lo vedete mai non è perché non è mai con me, anzi, perché comunque io tendo a non farlo vedere. Ovviamente ho ricreato la mia routine che è quasi H24 con lui, rimango giusto altri 5 minuti qua a prendere il sole, che bello ragazzi, si sta troppo bene, basta, adesso mi addormento, no non è vero, non posso. Ora del pranzo, allora piadina oggi, una cosa veloce, non ci andava di cucinare la pasta perché la stiamo mangiando da giorni e giorni, comunque piadina con prosciutto cotto, sottiletta e cicoria che è avanzata da ieri sera, ecco qua, ve lo far vedere. E poi questi sono, come li spiego, che sono involtini di carne, sono involtini di carne con prosciutto e parmigiano. Vi faccio vedere dentro perché sono troppo carini questi, magari poi li facciamo vedere nella ricetta in un vlog, cioè guardate, tipo i, come si chiamano? I cordon blu? Sì. Ragazze, ho voglia di fare merenda ma parlo a bassa voce perché sta dormendo Diego, quindi allora vediamo un po'. Qui abbiamo un kefir, uno yogurt bianco magro, se no, yogurt, ecco lo vedo da qua, alla banana, no non mi va perché l'ho mangiato già ieri e l'altro ieri. Sapete che non so dove sono le ciotoline, boh. Mi sta venendo voglia di pane e marmellata, sì. Questo è pane fatto in casa da mia mamma con la farina, penso, integrale o ai cereali, non lo so. Quindi pane, marmellata, banane, cioè banana, una banana. Merenda pronta, qua ci sarebbe stato benissimo una bella tazza di tè caldo, però ancora non fa così freddo, anche se ieri ha piovuto, comunque oggi è una giornata molto molto calda, quindi al massimo ci accosto un bicchiere di tè freddo. Allora, da dove partiamo? Parto dal trucco, lego i capelli. Comunque ho ordinato un sacco di organizer appunto per organizzare lo studio. Ultimamente il fondotinta non l'ho quasi mai usato, però oggi mi va di metterlo visto che stiamo registrando. Dicevo, ho ordinato tutte cose tipo per mettere a posto i trucchi, per organizzare lo studio. Questo l'avevo già ordinato quando stavo ancora a casa mia, ma ancora non sono riuscita ad utilizzarlo perché vorrei mettere all'interno i pennelli puliti. Ho iniziato anche ad utilizzare le spugnette. Non lo so, mi ci sto trovando bene, però oggi mi vedete usare il pennello perché anche le spugnette sono tutte sporche, le devo lavare. Avendo messo questo vestitino rosa volevo fare un make up sul rosa, quindi ho preso questa palettina dove all'interno ci sono un sacco di rosa sia caldi che freddi. Ultimamente su Instagram sono riuscita a capire che stagione sono, dovrei essere winter deep se non sbaglio, se esiste, se non sto dicendo una cavolata, e sono andata a vedere su internet, praticamente mi sono sempre vestita dei colori sbagliati, cioè ad esempio questo rosa cipria in realtà per la mia stagione non andrebbe bene, sarebbe più adatto un rosa acceso, che ne so, tipo questo per dirvi, piuttosto che questo. Però vi posso dire, alla fine mi puoi anche dire i colori che mi stanno meglio, se mi piace un colore non è che non lo metto più, cioè perché l'armocromia dice che mi sta male. Comunque volevo andare a fare un trucco con questo rosa un po' perlatino, guardate che bello, lo applico con il dito perché questi ombretti, se avete degli ombretti con i glitterini applicateli con le dita perché con i pennelli se no perdono tantissimo. Bello. Allora, considerate che questo è un trucco che sto facendo perché pomeriggio, oltre ad uscire e andare a comprare delle cose per Diego, dobbiamo fare anche un aperitivo, quindi ci tratteniamo. Però se non lo vedete è perché quando sono con le persone, cioè tipo con gli amici o quando devo fare qualcosa in particolare in compagnia, mi dimentico sempre di vloggare perché magari sono presa dal momento, mi sto, non so, sto chiacchierando, mi sto divertendo. Per i capelli non avrei voluto fare la piastra ma sono in ritardo, quindi vado a fare un liscio morbido, la passo velocemente perché non gli voglio lisci spaghetti, ma voglio soltanto dare, vedete, una botta così sulle punte. Mi va di averli un po' movimentati, cioè lisci ma allo stesso tempo morbidi. E niente ragazze, questo... ah, volevo mettere la collanina anche, questa con la conchiglia, anche se non siamo più al mare, sono ancora un po' in quel mood, con quelle vibes, e quindi continuo a mettere i gioiellini estivi, anche perché siamo in estate, è ancora agosto, a settembre leverò tutto, ma questi ultimi giorni di agosto li voglio ancora vivere così, un po' con questo spirito estivo. Perfetto, sono pronta. Il vestitino ve lo faccio vedere, non so se ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere in un video di Shein con questo pizzo sangallo rosa. Stasera quando tornerò prima di cena mi devo mettere ad organizzare un po' di cosine. Ho il mio death journal che devo iniziare a compilare, il mio diario della gratitudine. Questo l'ho preso su Amazon e praticamente è un giornale da compilare della gratitudine giornaliera. Devi inserire la data, 5 cose per cui sei grata oggi e affermazioni positive di oggi. È utile anche per manifestare perché c'è proprio un riquadro apposta, e poi c'è cosa posso fare oggi per ciò che voglio manifestare, quindi per ciò che, diciamo, desidero, che vorrei ottenere in futuro. Questo lo puoi utilizzare o la mattina quando ti svegli per iniziare bene la giornata, oppure se la mattina non hai tempo e non sei nel mood, perché magari non sei un tipo mattiniero, puoi farlo la sera prima di andare a dormire e lo rileggi la mattina quando ti svegli. Ti aiuta a, diciamo, ad affrontare meglio la mattinata, ad apprezzare quello che hai, a manifestare quello che vorresti ottenere. Mentre questa è un'agenda che ho preso da Primark, pagata 1,50 euro, con tutte queste ciliegine, guardate che belle. Poi mi sta piacendo un sacco questa trama, infatti vedete avevo preso anche la cover per le AirPods da Burga. Questo mi servirà invece per organizzare YouTube, Instagram, diciamo per tutte le uscite del mese di settembre. Devo organizzare un po' settembre, ecco, diciamo così, e per iniziare con quest'anno, perché l'anno inizia sempre a gennaio e a settembre, quindi questo inizio anno, chiamiamolo così, di settembre, voglio che veramente sia super organizzato nei minimi dettagli, perché per me l'organizzazione è tipo una fissa, è una fissa, sì, una fissa mentale. Quindi ragazze, io vado a scegliere le scarpe, penso metterò dei sandaletti oro e sono pronta. Ci vediamo direttamente più tardi. Salto temporale, non so se vi dà fastidio questo rumore della lavatrice, sono passate circa 3 barra quasi 4 ore. Devo compilare le agende prima di cena, ma non so perché oggi mi sta bruciando un pochino quest'occhio. Ah, ecco perché, perché oggi non ho portato per niente gli occhiali da vista, e quando non porto gli occhiali da vista, perché ogni tanto mi dimentico, praticamente mi bruciano gli occhi, quindi adesso mi vado subito a struccare. Per struccarmi vado ad utilizzare questo latte detergente e i dischetti in cotone. Pensavo di avere qui a questo bagno, perché al momento stiamo usando 2 bagni, questo e quello sopra, qui nella sala hobby non c'è l'aria condizionata, di solito non è mai servita, cioè vi giuro qua che tipo a luglio li devi coprire la notte con la copertina, invece quest'anno, proprio quest'anno che siamo venuti noi qui, che ci siamo appoggiati qua, sta facendo caldissimo anche in sala hobby, e quindi andiamo a dormire su, più che altro per il fuoco, per stare freschi perché c'è l'aria condizionata. E in questo momento ho il detergente con tutte le mie cose su, quindi mi vado a struccare con questo, così vado a cena già bella struccata, con la pelle del viso pulita. Comunque oggi è stata una giornata molto produttiva, la cosa per cui sono più contenta è che mi sono ricominciata ad allenare, quella era una cosa che mi era mancata, e sono contenta che questa mattina, cioè non ho perso tempo, cioè ho fatto colazione, ho sistemato le cose che devo sistemare e mi sono messa subito a fare il mio allenamento. Quindi se ancora dovete iniziare, mi raccomando, programmatevi un po' il vostro tempo e cercate di incastrare anche un po' di movimento, che sia anche solo una camminata, per settembre, per iniziare l'anno, come dico io, per iniziare l'anno la seconda volta più cariche che mai. Control, we're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me, snatch me up quick, let's see the ring. Per cena pasta, zucchine e Philadelphia. Oh, volevo darvi la buonanotte. Oddio ragazze, che sonno. Mamma mia, sto morendo di sonno. Come si fa sentire il primo allenamento di questo anno, di questi ultimi anni. Tanto skincare l'ho fatta già prima di cena, mi sono già lavata i denti, quindi sono pronta per andare a dormire. Ma io ho ancora gli orecchini, cavolo, devo levarli. Io spero che questo video vi sia piaciuto e mi piace tantissimo portarvi nelle mie giornate, nella mia routine. Fatemi sapere se è lo stesso anche per voi. Fatemi sapere giù nei commenti quali tipologie di video vi piacciono di più. Se questa tipologia vi piace, magari ne porto di più di questi vlog, ecco, che poi sono quelli che ho sempre portato molto sul mio canale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, vi aspetto anche sugli altri social. Buonanotte.